e mi occupo della tipologia di intervento 722, cioè investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Innanzitutto questa, appunto, come misura 7, naturalmente ricade esclusivamente nella zonizzazione del PSR 2014-2020 nelle macro aree C e D ed è attuabile esclusivamente in quelle aree. L'obiettivo della misura è migliorare il contributo alle attività agricole, agroalimentari e forestali contribuire al bilancio energetico regionale, incentivare la creazione di filiere agroenergetiche, ridurre l'effetto serra, favorire una più efficiente gestione dell'energetica anche attraverso l'uso di smart grid. Fondamentalmente i beneficiari, allora, il budget disponibile per questo bando è di 8 milioni di euro. Per i beneficiari di questa misura sono i consorzi di bonifica, gli enti parco, le comunità montane e soprattutto l'associazione di comuni, così come definite dal capo quinto del titolo secondo del testo unico sugli enti locali numero 267 del 2000. Abbiamo detto, appunto, che l'ambito territoriale di attuazione è, appunto, le macro aree C e D. Che cosa è possibile realizzare con questa misura? È possibile realizzare impianti di cogenerazione e o trigenerazione, comprensivi di reti di teletermia di distribuzione del calore, alimentati essenzialmente o con biomassa di seconda generazione, cioè proveniente da scarti di residui vegetali, filiera lignocellulosica, oppure attraverso energia solare. Solo nel caso in cui venga realizzato un impianto di cogenerazione sono realizzabili in misura non superiore al 40% dell'importo concesso opere per la consegna dell'energia prodotta al soggetto gestore della rete elettrica, qualora questi costi non fossero di esclusiva competenza del soggetto stesso, oppure dei sistemi di distribuzione intelligente dell'energia, cioè smart grid, oppure interventi integrati di risparmio energetico. Il contributo è al 100% della spesa ammissibile, con un importo minimo di 50.000 euro fino a 500.000 euro IVA inclusa. Le spese ammissibili, innanzitutto le spese sono quelle disciplinate e dettate dall'articolo 45 del regolamento 1305 del 2013. E riguardano la realizzazione e sistemazione dell'infrastruttura, e quando parliamo di infrastruttura parliamo della rete di distribuzione dell'energia, opere edili per la realizzazione di vani tecnici, impiantistica strettamente necessaria, appunto, e connessa all'installazione e al funzionamento degli impianti realizzati. Lavori necessari per la distribuzione intelligente dell'energia, quindi della smart grid, e comprensivi di interventi integrati di risparmio energetico, opere per la consegna dell'energia prodotta e naturalmente sempre nell'ordine, come ho detto prima, del 40% del totale richiesto. Va detto da sé quindi che un esempio, un intervento di risparmio energetico potrebbe essere quello, faccio un esempio, immaginiamo nel caso di un edificio, di una scuola di vita d'asilo per i bambini di proprietà comunale, la possibilità di realizzare, oltre, appunto, l'impianto di cogenerazione, la possibilità di sistemare gli infissi se questi hanno dispersioni termiche e quindi intervenire per, appunto, per risolvere problemi, altri problemi che sono sicuramente impattano sull'efficienza dell'impianto che stiamo andando a realizzare. È possibile ammettere spese riguardanti la realizzazione e il funzionamento, tutto ciò che riguarda la realizzazione e il funzionamento dell'impianto, spese generali entro i limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito dal documento di disposizioni generali, che attualmente è in fase di licitazione e che sarà approvato, si prevede l'approvazione al più presto.
va detto, questa misura risponde agli aiuti di Stato, quindi per questa misura non sono ammissibili spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno, in alcun modo. Questa misura si differenzia appunto dalle altre, che non essendo aiuto di Stato c'è la possibilità di conoscere spese anche antecedenti fino a 24 mesi, e mi riferisco alla progettazione nello specifico, quindi precedente alla data di approvazione del progetto. La durata è 12 mesi, il tempo di realizzazione non può essere superiore a 12 mesi e le condizioni per poter accedere sono, abbiamo già detto che deve ricadere nelle macro aree C e D, l'importo finanziabile appunto tra 50 e 500 mila euro inclusa, l'impianto deve avere una potenza massima nominale di 1 megawatt elettrico o 3 megawatt termici. Poi il progetto deve essere redatto sulla base di uno studio di fattibilità che individui in maniera che deve essere naturalmente redatto da un tecnico abilitato a tanto e che evidenzi quali siano i presupposti necessari alla realizzazione dell'impianto e soprattutto dimostri che l'energia producibile o prodotta deve essere al massimo pari o in quantità inferiore rispetto a quella effettivamente consumata dagli immobili oggetto del finanziamento. Poi nel caso di impianto alimentato a biomassa, il progetto deve essere corredato di un piano di approvvigionamento della risorsa, mi riferisco in particolare alla biomassa. Deve essere un accordo di filiera già realizzato che preveda almeno la partecipazione di un'azienda agricola o forestale. Gli impianti non possono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto. Poi deve ancora, rispetto ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE 807, dei criteri minimi di efficienza energetica previsti dalla normativa vigente e che per gli impianti alimentati a biomassa l'efficienza energetica dell'impianto e soprattutto l'efficacia del trasferire il calore prodotto dovranno essere maggiori dell'85%. Per quanto riguarda ancora in materia di rispetto dei requisiti delle norme della UE, deve rispettare i criteri applicabili concernenti la sostenibilità della bioenergia, compreso quelli previsti dal paragrafo 2 e 6 dell'articolo 17 della direttiva 28/2009 del Parlamento e del Consiglio, nonché dell'articolo 13, che già l'ho richiamato al punto precedente, del regolamento delegato della Commissione 807. Poi, altro aspetto fondamentale, che l'energia termica cogenerata dagli impianti realizzati con investimento deve presentare una quota minima di utilizzo di almeno, deve essere almeno pari al 50%. Ancora, gli immobili devono essere di proprietà pubblica, naturalmente, e va dimostrata la titolarità dell'immobile oggetto dell'investimento, non è ammesso il comodato d'uso. Le reti intelligenti smart grid sono finanziate esclusivamente a sostegno di un nuovo impianto, va da sé quindi, detta in altri termini, non saranno ammessi progetti che prevedono la sola realizzazione di reti di distribuzione smart grid. Il progetto deve essere di livello esecutivo e quindi corredato di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente in materia. Dunque, poi gli impianti non possono essere destinati a attività economiche generatrici di entrate nette per tutto il ciclo di vita dell'impianto stesso. Quindi, va ancora detto che gli aiuti non sono cumulabili con gli stessi costi ammissibili con altre forme di incentivazione. E coloro che usufruiranno appunto di questi aiuti previsti dal bando non potranno beneficiare di alcun'altra forma di sostegno o di incentivazione. Esempio, gestione dei servizi energetici, c'è ancora il contributo. In effetti, per quanto riguarda l'erogazione dell'anticipazione, penso che i colleghi prima di me abbiano già detto a che cosa soggiacciono, quali sono le regole fondamentali che dispongono poi l'anticipazione del contributo, sostanzialmente il controllo sulla gara d'appalto, che rimane l'aspetto più importante che spesso ci ha trovato un po' impreparati, devo dire, verificando altri progetti,
circa il rispetto della normativa e che pertanto si richiede una massima attenzione su questi aspetti. In ogni caso l'anticipazione avverrà solo a seguito di rimodulazione del contributo e nell'eventualità non fossero riscontrate delle irregolarità, verranno applicate le sanzioni e riduzioni previste dalla decisione comunitaria numero 9357 del 2013. Le criticità appunto sulle gare d'appalto sono state già ampiamente discusse, immagino, dai colleghi che si sono via via succeduti nella dimostrazione. Per aspetto ancora importante, per l'affidamento degli incarichi sotto di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 40.000 euro, perché bisogna tener conto appunto della stima dei fabbisogni tecnici, l'applicazione delle tariffe tabellari previste dal decreto 17 giugno del 2016, confronto competitivo con almeno tre operatori e il principio del maggior sconto. Tutto questo nel rispetto dei principi di trasparenza, ragionevolezza dei costi, economicità e par condicio. Principi i principi di selezione. Allora, per quanto riguarda questa misura, naturalmente è previsto che per gli enti che si presentano in forma associata possono beneficiare di 10 punti, quindi in forma associata due o più enti che si presentano per un unico progetto. Per quanto riguarda ancora la macroarea di appartenenza, ci sono 10 punti di premialità per i comuni ricadenti nella macroarea D. Ancora ci sono, vengono 30 punti, vengono distribuiti 30 punti di premialità rispetto al numero di abitanti residenti, quindi chiaramente vanno privilegiati i comuni che hanno un maggior numero di abitanti residenti. Per cui abbiamo delle fasce con maggiori di 5.000 che beneficeranno appunto di 30 punti, da 2 a 5.000 abitanti 20 punti, inferiori a 2.000 abitanti non verranno attribuiti punteggi. Altro principio fondamentale è quello della realizzazione della rete smart grid, quindi una progettazione con rete smart grid è una cosa auspicabile ed è soprattutto una delle condizioni che più richieste da questa misura, perché bisogna ridurre al minimo, l'intento è quello di ridurre al minimo lo scambio sul posto e quindi tutte le energie prodotte dagli impianti di cogenerazione potranno e dovranno essere utilizzate dagli stessi impianti, dagli immobili per i quali è stato progettato lo stesso. E quindi la progettazione con Smart Grid offre 35 punti di premialità. Inoltre, come ho detto prima, questa misura incentiva la costituzione di filiere agroenergetiche, per cui è chiaro che questi due criteri di selezione, il primo che è riferito al rispetto di almeno due delle condizioni previste dall'allegato 2 al regolamento 1185 del 1185 esatto del 2015 e il successivo criterio di selezione che prevede 10 punti per l'allegato 2 al regolamento 1189 che riguarda caldaie per la produzione di energia fino a 500 kW, in effetti premiano esclusivamente gli impianti che prevedono caldaie di cogenerazione, quindi con l'utilizzo di biomasse.